Siamo a Viareggio in piazza Puccini, una delle piazze più luminose di Viareggio. Nel settembre del 1944 la città è distrutta. Il litorale è ancora minato. È l'ultima ferita lasciata dall'occupazione tedesca in città. È una città fantasma che è evacuata dal 17 aprile e i viareggini dovranno ancora affrontare molti viaggi e peripezie per tornare nei propri luoghi di abitazione, col timore di non trovare più niente. Qui il 22 settembre del 1944 avviene la cerimonia di smobilitazione della formazione partigiana Marcello Garosi. I partigiani sono qua, in fila lungo questo lato della piazza. Si proteggono dal sole, è una giornata calda, e portano ancora i vestiti della montagna addosso. Qualcuno ha un fazzoletto rosso al collo. Di fronte a loro ci sono gli ufficiali alleati. I partigiani avevano partecipato alla liberazione di Viareggio, a fianco del battaglione della 45esima Task Force. Il governo militare alleato era entrato subito in contrasto col CLN di Viareggio e soprattutto con la Marcello Garosi. Perché? Perché era una formazione a connotazione prevalentemente comunista. Il 22 settembre, in una cerimonia pubblica, gli alleati concedono l'onore delle armi a questi partigiani e li ringraziano per il contributo che hanno dato alla lotta contro il nazismo e il fascismo nei campi di battaglia. La formazione Marcello Garosi si costituisce nella prima settimana dell'agosto del 1944, in seguito allo scioglimento della 10ª bis Brigata Garibaldi Gino Lombardi. La vita della Lombardi è breve e travagliata. Nata nella seconda metà del luglio del 1944, aveva rappresentato un tentativo fallito di unificare le varie formazioni versiliesi. Il fallimento della Lombardi, che operativa per meno di due settimane, è data sostanzialmente da quattro motivi. Innanzitutto dai contrasti politici tra le diverse anime della brigata, poi dal mancato coordinamento logistico e dall'eccessiva crescita numerica dei partigiani, che poneva delle difficoltà di approvvigionamento, sia soprattutto alimentari ma anche militari, in zone montane in cui c'erano numerosi sfollati e fuggiaschi. E poi c'erano state diverse sconfitte militari per i partigiani. Il 31 luglio del 1944, in seguito ad intensi scontri con i tedeschi, i partigiani della Gino Lombardi decidono di spostarsi verso est, verso il passo del Lucese. Questa decisione conduce a una rottura nel gruppo. Alcuni decidono di rimanere nella zona in cui si trovavano, ovvero nei dintorni di Farnocchia, e subiranno da lì a pochi giorni gravi perdite. Secondo la relazione della formazione, il casus belli che porta però alla frattura definitiva, alla nascita poi del distaccamento Marcello Garosi, è l'uccisione del partigiano Giuseppe Tellini, si dice per insubordinazione da parte del comandante Ottorino Balestri. Per quanto riguarda l'omicidio, il tribunale partigiano, che si costituisce subito per giudicare Balestri, decide di rinviare ogni decisione al futuro governo democratico. Però Balestri viene ritenuto incapace di un qualsiasi ruolo di responsabilità e Balestri, appoggiato dagli alleati, non accetta la decisione e ritiene quel tribunale illegittimo. Quindi molti dirigenti partigiani, tra cui Sergio Breschi e Giancarlo Taddei, decidono appunto di distanziarsi, di formare una formazione autonoma, la nostra Marcello Garosi. È una formazione a prevalenza comunista, come abbiamo detto, che è molto attiva, che nasce con l'obiettivo di giungere al più presto alla liberazione della Versilia. Breschi viene scelto come commissario politico e Taddei come comandante. Il gruppo è intitolato a Marcello Garosi, comandante Tito, morto a Forno nell'eccidio del 13 giugno del 1944. Secondo le relazioni ufficiali, la formazione nasce l'8 agosto del 1944. Siamo sul Monte Pedone e i partigiani devono decidere cosa fare in quel contesto. Nei giorni precedenti erano riusciti a occupare tutta la montagna e il passo del Lucese, controllando con le proprie squadre i sentieri per Gombitelli, Torcigliano e Fibbiano. L'agosto del 1944 è il più drammatico per la Versilia e per gran parte di tutta la provincia di Lucca, arroccata sul tracciato della linea gotica. La presenza partigiana, collocata alle spalle della Wehrmacht, non è tollerabile per i tedeschi, che sono già in difficoltà di fronte all'avanzata alleata. La guerriglia sollecita la fuga degli operai al servizio dei tedeschi o dei giovani renitenti alla leva della Repubblica Sociale Italiana.
Le incursioni armate dei partigiani contro i fascisti tedeschi si intensificano in questo periodo, soprattutto tra giugno e luglio e nell'agosto del 1944. I partigiani liberano intere porzioni di territorio prossime alla Gotica e in alcuni luoghi stringono rapporti di intesa e di protezione con le popolazioni civili, quindi in qualche modo si propongono come un'autorità legittima e opposta a quella dei fascisti e dei nazisti. A questi problemi i tedeschi rispondono con l'incremento e la radicalizzazione della violenza contro i partigiani e contro i civili, che vengono percepiti come un popolo traditore, infido, inferiore e sostenitore, anche solo potenzialmente, delle azioni partigiane. L'agosto del 1944 segna l'intensificarsi dello stragismo nazista e fascista in tutta la Toscana settentrionale, la più nota delle quali, delle stragi, è quella di Sant'Anna di Stazzema. Si tratta dunque di un periodo particolarmente tragico e frenetico per la provincia di Lucca. Gli eserciti che si scontrano si confrontano a pochi chilometri. I fascisti e nazisti si apprestano ad abbandonare il territorio, fanno terra bruciata ed i civili subiscono un di più di violenza in questo periodo. I partigiani cercano di sopravvivere e di accelerare la liberazione. A Firenze si sta per scattare l'insurrezione generale contro i tedeschi e fascisti. Il 2 settembre Pisa sarà libera. Sono in sintesi giorni di combattimenti, di morte e di speranza, durante i quali le popolazioni locali aspettano con ansia l'arrivo degli alleati. La zona di operazione della Garosi è la Bassa Versilia e le Alpi Apuane meridionali. Tra l'8 agosto, la data ufficiale della nascita della formazione, il 16 settembre, giorno della liberazione di Viareggio, i partigiani di questo distaccamento costituiscono un pericolo quotidiano per i tedeschi e per i fascisti. Sono veramente molte le azioni di cui sono protagonisti. Ma chi sono i partigiani e le partigiane di questa formazione? Secondo la Commissione regionale toscana, sono 373, tra partigiani e patrioti, i componenti della Marcello Garosi. La formazione è composta in grande maggioranza da giovani di Viareggio e della Versilia. Tra i riconosciuti troviamo ben 17 donne versiliesi. Da sempre la dimensione del combattimento era sempre stata essenzialmente maschile, ma alla resistenza al nazifascismo partecipano anche le donne. Cosa spinge queste ragazze che, a differenza degli uomini, non devono scegliere tra l'arruolamento nella Repubblica Sociale Italiana, la renitenza e la scelta partigiana, a salire in montagna e darsi alla clandestinità? Alcune diventano partigiane perché provengono da famiglie antifasciste. La comunista Nerina Giannessi è figlia di Umberto, ex presidente della Croce Verde di Viareggio, che è morto suicida dopo aver subito le angherie ed essere stato perseguitato da parte del regime. È lei una protagonista della Marcello Garosi. Altre si danno alla clandestinità perché rifiutano esistenzialmente la guerra, l'occupazione e il fascismo. Tra queste Dida La Ghilarducci. A 22 anni, col figlio Riccardo di 7 giorni, decide di seguire il marito Ciro Bertini, Chittò, nei dintorni di Gualdo e di unirsi alla Marcello Garosi. Certamente vi è anche chi combatte per abbattere la morale del littorio, la società patriarcale, ma in molte compiono questa scelta per proteggere e curare i propri cari, i propri affetti, la propria famiglia e la propria comunità. Nella formazione ci sono vecchi antifascisti che hanno vissuto e subito l'affermazione del fascismo. Basta citare ad esempio Anelito Breschi o l'ex segretario della Camera del Lavoro Maglio Baccelli o come l'operaio Rinaldo Brocchini, che è stato ardito del popolo, cioè componente della prima organizzazione antifascista del 1921, o i comunisti Roberto Goldoni, Lamberto Raffaelli e Alessandro Petri, Sandrino, il primo sindaco della città. Ma diventano partigiani anche antifascisti più giovani, come Sergio Breschi, figlio di Anelito, o come Mario Casagrande, Ciro Bertini e Giancarlo Taddei, studenti che negli anni 30 iniziano ad organizzarsi contro il totalitarismo fascista. Taddei e Bertini perdono la vita a Gualdo il 28 agosto del 1944, uccisi dai tedeschi. Oltre a questi nomi e molti altri noti dell'antifascismo, alla Marcello Garosi aderiscono decine di giovani e giovanissimi sui quali abbiamo pochissime notizie. Uno di questi è Aldo Mazza, nato in Darsena, qui a Viareggio, nel 1922. Marinaio, è richiamato al fronte come motorista della Marina ed è segnalato come partigiano fin dall'autunno del 1943.
Il 6 settembre del 1944 Mazza viene arrestato dai tedeschi in località La Piana, zona di Vecoli, un versante della Val Freddana. La sera stessa è torturato e impiccato a Piazzano. Un altro giovane è Enrico Pieraccini, ventenne. È un massarosese che diserta e si unisce ad un gruppo partigiano guidato da Rinaldo Rondelli e poi segue Taddei, Balestri e Bandelloni. Nominato come responsabile della polizia politica partigiana, il 20 o il 21 agosto del 1944, su queste le fonti sono discordanti, è inviato a Massarosa e Chiesa per consegnare delle copie del giornale clandestino La Comunità, ma viene catturato dalle SS tedesche, forse dopo uno scontro a fuoco. Viene fucilato a Ponte di Sasso, a Camaiore. La formazione Marcello Garosi, pura prevalenza Via Regina e Versilese, è costituita da elementi che provengono non solo dal resto della provincia e da molte città d'Italia, ma anche dalla Russia, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e almeno da un caso persino dalla Germania. Giuseppe Stratian è infatti di Berlino e nel 1944 ha 22 anni. Le fonti non ci dicono se si tratta di un disertore della Wehrmacht o un ex prigioniero dei partigiani, però certamente conquista la fiducia degli antifascisti versiliesi e diviene vice caposquadra. Ci sono quindi i militari fuggiti dalla prigionia che diventano partigiani in Versilia. Partigiani quindi di Mosca, di Viareggio, di Pietrasanta, di Stiava, di Camaiore, di Parigi e Berlino si incontrano nella Garosi con un imperativo comune: combattere il fascismo, il nazismo e la guerra. Non sono certo mancati problemi di lingua e di comprensione, ma l'esperienza partigiana in sé è un'esperienza di liberazione che ha permesso di abbattere le barriere culturali.